Allora, è un venerdì denso questo mal comune di oggi perché abbiamo il consiglio comunale, abbiamo la conferenza stampa, abbiamo il piano regolatore. Ormai, Cesare, ti vedo sorridere sotto il baffetto che hai perché già capisco che c'è qualcosa, però dobbiamo partire con ordine e dobbiamo cercare di stare in 20 minuti. Allora, prima di tutto, consiglio comunale. Un consiglio comunale di qualche giorno fa, abbastanza Movimentato. movimentato. Vabbè, è stato il Consiglio Comunale dove comunque questo piano regolatore è stato approvato, E queste sono le immagini motivo per cui con. loro hanno, diciamo così, ragione. Così come Cassia ha ragione perché ha il 63% dei L'ha consensi, ribadito oggi. anche questa è una partita vinta e non gli si può dire niente. È Niente. come la passa l'acqua che ha Ha perso perso. anche in gara 2, e E a Schio non gli quelle possiamo sono le dire distanze tra la Passavacqua e Schio, non si ci può fare niente. D'altra parte, noi lo sappiamo, anzi, ho detto e molti hanno convenuto con me che è stato un successo perché, da come era partito il campionato e con tutte le traversie che avevano avuto, finire come è finita con una partita alla grande contro Schio perché hanno perso. persa per un Ma a punto. Schio l'hanno sottomessa per tre quarti della partita, è stata un'impresa. Però questo con mal Questo comune non non c'è c'entra. già, però al comune è la stessa cosa. La stessa cosa, chiedo il 63%, la coalizione, gli alleati, cose. Ora arriviamo al piano regolatore. Giustamente, come dice il grande Ilardo, il grande direttore di orchestra di questi consigli comunali, Ormai c'è fatte esperienza, il giorno chiude, prima, già due sedute, la seduta dopo, questo fermiamoci. diventavo, questo lo chiameranno alla Camera o al Senato per organizzare le sedute, perché ha la Ehi, non statura ci e piacesse. ha la statura politica, da Ci buon piacesse. democristiano, non so che ci piacesse, Ci ci piacesse. parisse caramella. E allora praticamente il buon Ilardo giustamente disse: visto, vedete che il primo consiglio comunale dal 1974, 50 anni fa. approvato dal consiglio. Poi io, questo l'ho sempre sostenuto, non mi metto a discutere il piano regolatore, com'è, come non è, se è bello, se è buono, se è, perché tanto il piano regolatore, qualunque piano regolatore, lascia contenta una parte e lascia scontenta un'altra parte. Poi ci sono tutte queste cose, E comunque ci sono emergenze. sempre degli interessi. Gli interessi ci sono sempre, qualcuno resterà contento, qualcuno resterà scontento, lungo il cammino qualcuno ci cangiano l'emendamento, a qualcuno ci ritirano, si sistemano tutti bene o male, ma gli scontenti ci saranno sempre. La seduta del Consiglio Comunale ha continuato il teatrino che comunque connota questa amministrazione, questa maggioranza, questa anche minoranza e cose del genere, perché prima c'è stata la farsa, fanno l'appello, allora no, dice, scusate, 5 minuti di sospensione, qual era il problema? Si sapeva da fonti molto attendibili che la signora Occhipinti aveva un impegno e doveva andare fuori Ragusa, invece la signora Occhipinti era là. Era là Però la signora Occhipinti, con un bel foglietto di carta davanti. un foglietto ne uscì dopo, prima si alzi 5 minuti di sospensione. Di fatto qualcuno ci sta a fare, ma se sta sospensione, siamo qua e non stiamo discutendo. Dice, chi è sta sospensione? No, dice, l'ha chiesta la signora. Pure se ne è la signora, non si sa. Però la signora forse è andata nella macchinetta del caffè, ci mise 100 lire, pa, e ne uscì questo foglietto. Ne uscì questo foglietto. Io so che è stata convocata dal Sepecchio Sindaco tutte le fibrillanti, ma questo dalla vecchia sindacatura, i convoca una sostanza. Cosa gli dice? Non è dato sapere. Però li Se convince. sono della Cioè, maggioranza, tutti chi ti canisce nella sono stanza dello convinto. sindaco. Certo. E allora praticamente ne scrive, dice, io per mozione devo leggere una cosa. E gli dico una cosa, dice, io invito un'altra volta a reiterare Belli che l'invito sono. a dichiarare se sono, come, insomma, parlamentare, una cosa rivolta a Calabrese, perché sanno che Calabrese sarebbe incompatibile. Ma scusa, è rivolto a Calabrese. Calabrese, però oggi sono stati Antoci e l'altra a
a mettere. Non sono due, non sono due incompatibilità differenti. Non perché Calabrese, come ha dichiarato in aula, io dice sogno compatibile, si assume la sua responsabilità. Resto qua, voto. Se in ogni caso ne risponde personalmente e penalmente se ha dichiarato, se non ha dichiarato la incompatibilità e ha partecipato alla discussione e ha votato, ma sono responsabilità sua. Fra le altre cose c'è il particolare che anche ove uno ora presentasse uno esposto contro la compatibilità o meno di Calabrese, verrebbero meno tutti gli atti che Calabrese ha firmato. Ma lui questo lo sa, non è che annullassero un piano regolatore. Però lui queste cose le sa, quindi per dichiarare, se l'abbiamo visto. Ma pure Calabrese, parliamoci chiaro, tutte queste delle minoranze che si ergono a strateghi del piano regolatore. Il piano regolatore fu studiato nella campagna elettorale da qualcuno, da lobby, da onorevole, da cose. Questi sono solo degli esecutori materiali di quello che è stato deciso prima. Usino che fa, ringrazio le minoranze per la partecipazione, per la collaborazione. Era tutto stabilito prima, che ne vogliono dire? Perché questo fatto lo sapevano anche i bambini. Durante la campagna elettorale, quando ci sono state le prime giornate, sapevano che le famiglie andavano a mare, i bambini con le palette in acqua discutevano di questo. Dice, ma lo sai che il sindaco ha fatto questa cosa? Lo sapevano tutti. Finiamo questa discussione. Poi ci fu l'intervento di Bedetta. Bedetta dice, io chiedo una sospensione perché voglio risposta. Cesare, però ti invito ad accelerare. Voglio risposta dal segretario generale. Bedetta dice, se no me ne vado. Io abbandono la seduta. Poi ci fu l'assessore Giuffrida che il nervosismo, quindi ci disse, ah, visto che modo se n'è andato, prima si fa approvare l'emendamento, ecco, l'indomani ai strategi arriva l'assenza, Salvemi a difesa delle cose, e che finì. Alla fine si è approvato questo piano regolatore, poi mentre Di Manica non era entrato perché pensavano che se non c'era l'occhio pinto facevano mancare il numero legale, quello fu l'estremo tentativo di boicottare il piano regolatore, poi domani si è ricogliuto, ebbe premura a ricoglirsi per partecipare ai lavori, poi domani, che io non ci credo che di generazione è più vicino, diciamo così, ad altri onorevoli che magari ci procurano il voto in campagna elettorale. Vabbè, e quindi è stato approvato il piano regolatore. Il piano regolatore, allora, come ha detto l'ingegnere Giuffrida, giustamente soddisfatto perché bene o male è stato lui l'artefice di questa cosa, è stato il direttore d'orchestra di questa cosa. Ora disse, ora una settimana, 10 giorni per inglobare nel piano gli emendamenti. Poi ci saranno da 60 giorni di pubblicazione, dal 60° al 70° giorno si potranno presentare le osservazioni. Cioè, ogni cittadino potrà presentare. Cittadino che ha interesse nel piano. Certo. Dopodiché queste osservazioni saranno valutate in consiglio comunale prima che le approva o meno. Dopodiché va alla regione. Alla regione come finisce seconda? Perché praticamente già c'è qualcuno che dice, già cominciamo a teatrino dopo, perché dice aspettiamo questo piano regolatore, perché c'è qualcuno che eccepisce che il piano regolatore è stato basato sulla legge del 78 e hanno utilizzato invece normative della nuova legge del 2020. Questo me l'hanno detto. Questo... Allora c'è qualcuno che dice che questa cosa del piede nelle due barche alla Casini, quando Casini stava con un piede a sinistra e un piede a destra, non si può fare. E allora c'è anche questo. Questo dubbio. Però questa oggi in conferenza stampa, la conferenza stampa oggi che è detto sul piano regolatore, oggi era la conferenza stampa per i presunti incompatibili Antoci e Crisciano, perché la conferenza stampa, il sindaco, l'assessore Giuffrida non hanno detto niente di nuovo rispetto a quello che hanno detto in aula e nelle interviste.
o piano, bello, una salvezza per la città, lo sviluppo economico, la riduzione del consumo di suolo zero, la riduzione del turista alberghiero, la riduzione degli insediamenti produttivi, e da qualche strada ci passiamo l'asfalto che si assorbe l'acqua ed è drenante, tutte queste cose. Niente di particolare e niente di nuovo. Loro lo hanno fatto, loro sono stati bravi. Però hanno detto, è importante, siccome noi siamo stati eletti, è il piano regolatore che scegliamo noi. Certo, ma questo è normale. Questo è importante. Ma questo è normalissimo. Poi siccome il sindaco si è lamentato, queste storie che mi vanno contro. Ma se il piano regolatore è sbagliato anche andare contro. C'è una maggioranza. Il problema è che non avevano la maggioranza. Certo. Il problema è che un sindaco che del partito non ne vuole sentire parlare si accordava con il Partito Democratico pur di farsi approvare il piano. Sì. Questa è la discussione. Se questo l'abbiamo detto, per il bene della città, l'abbiamo detto per il bene della città si può fare, ma poi un piano regolatore, come ripetiamo sempre, a qualcuno ci piace, a qualcuno non ci piace, è stato fatto, ognuno il piano regolatore, se lo fa come meglio crede, non è che è una questione, io personalmente se fossi amministratore, esproprierei tutte le serre dietro la Randello e Punta Braccetta e facesse tipo Capocabana, tutti alberghi, lungomare a quattro corsie, casinò, isole galleggianti. Casinò, fare per forza. Allora, a questo punto, dopo tutte queste... Casinò, io ho detto con l'accento. E la legge non lo permette. E quindi... Ognuno si fa, ci sono chi che vuole il verde, vuole chi camminare che è biciclette, ognuno è libero di fare quello che vuole. E dopo si finisce. Questa discussione, l'unico intervento significativo, quello di Ilardo, che ne disse questo fatto, è un grande valore, soddisfazione, tutte cose. Finì. Ma a un certo punto cominciano a parlare. Oh. La conferenza stampa è fatta per difesa, per la tutela, dei consiglieri Antoci e Cresciano. Ha parlato Antoci a lungo, ha detto la sua, ha chiaramente esposto le sue tesi e non gli puoi dire nulla perché come un tribunale c'è un pubblico ministero che parla e la difesa che parla, giusto? Ci vorrebbe però un giudice al centro che poi sancisce e dice chi ha ragione, almeno dovrebbe essere il segretario comunale, che tuttora non parla. No, però ha detto che io ho, se permette Cesare, ho criticato questo intervento perché ho detto i due consiglieri, visto che avevano tanto da dire, avrebbero dovuto fare una conferenza stampa da soli, loro due, così ci dedicavamo tutti a loro e potevamo fare qualcos'altro. L'altra cosa, quando ho detto però il segretario generale a precisa domanda di Paolo, io mi permetto di parlare del segretario generale perché io non lasciamo stare chi lo ha contattato. Il problema è che ci sono molti della minoranza e questo è un problema fondamentale, ma c'era prima anche di questa conferenza stampa, che dicono io ho parlato col segretario generale, io sono, attenzione, lo dicono queste persone, non sto dicendo che l'ha detto il segretario generale, io ho parlato col segretario generale, io sono stato ricevuto dal segretario generale, io domani mattina sono dal segretario generale e mi ha detto, avete ragione sulle cose. Allora a questo punto però ha detto lui, gli altri dicono che il segretario gli ha detto. Come fino a oggi pomeriggio una persona leggendo oggi pomeriggio vuol dire dopo la conferenza stampa, una persona leggendo il mio articolo, qual passaggio dove Antoci dice hanno visto volare gli asini perché praticamente dicono che se noi ci dichiaravamo incompatibili non si raggiungeva il numero minimo per trattare il piano regolatore, non conoscono la legge, il TUEL dice che per votare una delibera bastano, ci vogliono un terzo dei consiglieri, cioè 8. Al di là della sfumatura che il dottore Antoci ha parlato di approvazione di delibera, non approvazione di piano regolatore,
Allora, io se è un atto, se così fosse, però io non solo l'avevo chiesto, l'ho anche scritto sul giornale, ci disse sì, i consiglieri di minoranza mi dicono che viene a mancare il numero minimo per fare, però io di questa regola vorrei leggere io personalmente, e sta carta non ne scio mai. Il dottor Andoggi ha detto, il TUEL dice, allora se fosse vero già questo sarebbe un punto a sfavore delle minoranze, perché non sapete manco chi dove recite, perché se mi recite che ce ne vogliono Rurici e Andoggi dice che ce ne vogliono otto, e voi fate c'è la una certa non distanza, manco bisogno. Però c'è anche chi mi dice no, io ho telefonato al segretario generale, e un segretario generale mi confermava che se erano Rurici, ecco, ma vorrebbe un cosa, terzo. Ma allora ci vuoi su Rurici che fine non gli sta la sentenza. Messo da parte questo argomento, il discorso di Andoggi, l'incipit è: noi intanto siamo compatibili. Giusto? Giustamente tu, se questi sono compatibili, ti viene naturale le esercizi. Ma infatti, glielo ho detto. E per chi riesce se stesso fuori non avete votato? Perché avete fatto pensare? Norici, perché noi avremmo potuto dare adito a una frangia di consiglieri che vorrebbero mandare il piano a Palermo, l'appiglio per fare casa. Allora è venuto da ridere in quello. Il problema qual è? Il problema è che giustamente se qualcuno sollevava il polverone, forse c'era qualcuno che diceva blocchiamo tutte cose, esatto. Invece ora che il piano è approvato, contestare la compatibilità di Calabrese, contestare la compatibilità della Crescione, contestare le cose, comincia a diventare più complicato, certo. Più difficile, intanto chi sono sicuro, intanto scuro non si 60 anni, poi mentre mettono una macchina da Toyota lo comune e lo fanno accompagnare o cosa, mentre oggi era malato il comunicatore, anzi auguri per la sua salute, perché noi le vogliamo tutte vispe, solide e cose, i nostri amici, però il comunicatore ora ci assitta quattro posti, quattro cose su questo piano regolatore, fa d'altra parte, se mi permette, il trio delle meraviglie da Bernardo Caruso e cose del genere, che il sindaco manco detto, ancora, mi dispiace, manco ancora chi se ne ha avuto discorso, sì, detto, mi dispiace a un certo punto, ora già tornarlo dopo aver volato alto col Concorde ad alta ad altitudine bestiale, ora tornare a planare sopra l'acqua, perché le aiuole, certo, le rotatorie, no, di San Giacomo, l'erba, superato atterrare naturalmente si sgonfiava, comunque lasciamo perdere questo. Però aspetta, io voglio fare una cosa, lo voglio dire ai nostri telespettatori che ci seguono giustamente da Regalbuto, no? Oppure da, che ti posso dire, Sant'Angelo Muxaro, ci mette tutto questo tempo a parlare di piano regolatore. Allora noi dobbiamo dire, come ha detto Ilardo, che solo 22, manco il 6% su 380, quindi sono 20-21 comuni della Sicilia. E come quando Iacono dice il piano regolatore entro i termini l'hanno approvato, esatto, su il bilancio entro i termini, quindi questo è una cosa rarissima. Ah, per noi, dobbiamo dire, per noi a Ragusa questa è una cosa epocale, certo. Allora, ma anche per tutta la Sicilia, perché, signore, perché dedicate tutto questo tempo dopo tutta questa discussione che dice ah noi non ci siamo presentati pure una volta. Noi non siamo obbligati a dichiarare l'incompatibilità, ma se siete compatibili, cioè chi è compatibile non ha nulla da dichiarare. E hanno fatto parlare tutti per un mese. Tutte cose. Poi la prima discussione dice, ma queste cose perché non le dicevo prima e troncavate polemiche, discussioni e cose di questo genere. Poi alla fine il dottore Andoggi, ma dice sì, per no, vamos, faccio che è il mio terreno. È un terreno che è Z3 e diventava non ha subito modifiche di destinazione, però ha subito un declassamento come undice di cubatura. A me queste cose bastano per dire che il consigliere aveva interesse nel piano regolatore, perché non è che io ne devo discutere, ce l'hanno declassificato e quindi a me non mi interessa, no, perché la presenza del consigliere può influire in un senso o nell'altro. Certo. Per questo cosa, stessa cosa per l'avvocato Crescione,
che non mostra benefici, tutta una cosa confusionaria. Ah, un terreno, io l'avevo con mia cucina, una ora l'avevo con mio frate, non lo avevo la provincia, non spropriavo, non declassavo, e cose del genere. Ma non era il luogo per spiegare queste cose, perché se voi dite che non siete obbligati a dichiarare la vostra incompatibilità, voi vi siete messi a posto perché non siete venuti, non avete votato, la vostra cosa è tutelata, ci avete ammesso che non siete entrati in aula, come io avevo scritto, è una strategia, perché dice, a qualche frangia le cose ne poteva attaccare, cose del genere, e avremmo rischiato di mandare il piano a Palermo, a destra e a sinistra. Allora, è stata tutta una strategia studiata, perché temevano, perché stava succedendo, se il sindaco non recuperava la Occhipinde, Occhipinde era a mangiare pesce a Siracusa, a Siracusa lunedì, rimasta lì quando ci fu piano regolatore, chi da Sennia praticamente. Vabbè. Allora tutte queste cose, praticamente che cos'è? Non hanno per nulla eliminato le nubi che c'erano su questo piano regolatore, che poi non sono nubi cariche di acqua, di temporale, è un cielo offuscato. Sono politiche. E non... basta, dopo si finisce la storia, perché praticamente non hanno... Il problema è che tutta questa cosa, e là mi dispiace, perché io ho detto che la comunicazione del sindaco, la comunicazione di Palazzo è piuttosto farlocca, è fatta ad arte, però è fatta bene. Allora... io non lo so perché questo piano regolatore non è entrato, diciamo così, nella gestione del comunicatore, perché non è entrato in una sorta di comunicazione efficace. Poi alla fine c'è stata la commedia che qualcuno gli ha chiesto per provocare il sindaco, ma il rapporto con Iacono dopo questo fatto della... E allora no, insomma è due cusini carino, perché ci disse, noi abbiamo, in pratica cusini che ne disse, abbiamo bocciato l'emendamento della signora Occhipinde perché c'era un rischio che Calabrese si votava per rubare la storta e si votava tutto all'aria. Quindi tu hai sacrificato una tua alleata, però stamattina si è premurato di dire ah, ma Coniaco nel rapporto personale di stima, di collaborazione che sono radicati nel tempo dalla precedente assicurazione, cos'è per fare niente? Anche per il trio delle meraviglie ha smussato tutti gli angoli, sono giovani, mi dispiace, ma loro in pratica hanno diciamo così, delle piccole difformità rispetto alla linea della maggioranza, però sono comprensibili queste cose, e anche se io so che vogliono costituire un gruppo a sé, però ero tutto, ma poi dici, io non li posso buttare fuori dalla maggioranza, mentre i suoi soldati dicevano, ora chi sti buccamo fuori? Cesare, hai parlato 23 minuti. Basta. Va bene. Buonasera. Quindi a questo punto ci potevamo ammiscare. Però, e chiudiamo, anzi ora sono 24 minuti, chiudiamo dicendo, vabbè, questa cosa si è chiusa, poi ci sarà tempo per discutere, quindi al prossimo Consiglio Comunale a trovare qualche argomento. E l'ho detto, al prossimo Consiglio Comunale purtroppo, come il trio delle meraviglie, sceso tutto di quota, ora si ricomincerà, ci sarà Chiavola che si alza e parla dei cigli statali, qualcuno chiede dell'autoporto, Mauro uscirà perché si preannuncia già lo sai. Per il prossimo mercoledì, perché lunedì c'è una conferenza intanto del PD, che si deve giustificare perché ha approvato il piano regolatore del sindaco Cassì, allora ci sarà questa commedia di veloce, veloce. Poi mercoledì ci sarà invece l'avvocato Mauro che dice che ci dovrebbe parlare di Bleacque. Di Bleacque. E effetti, si presume che ricominciamo, diciamo così, abbiamo sempre qualcosa da dire. Qualche cosa da dire ce l'abbiamo. Grazie Cesare Pugliese, andiamo avanti con il telegiornale. Grazie.